benvenuti a un nuovo episodio di FIFA 20 Carriera Macclesfield. Abbiamo fatto un po' di allenamento ai giocatori, il finalmente sale a 60, attaccante giovanissimo, e siamo a 6 punti sopra il Wigan, però il Wigan è una partita in meno, e il Barnsley, e 9 punti sopra il Peterborough. Vediamo la prossima partita contro chi giochiamo. Vi dico subito appena si carica. Col Bolton Wanderers. Però devo convocare i giocatori. Vediamo un po'. Vabbè, va bene così. Non c'è nessuno di... Ecco, contro il Bolton. Ancora al calcio d'inizio, clima vai Bolton Macclesfield, saluto la Pierucci Parda, Stefano Ronaldo, Sanderson Park, che bello stadio, eh? In palio oggi 3 punti per la classifica, sono stato per definire un match fantastico, non Stefano, so. Si è parlato molto nei giorni scorsi di questa sfida e vedremo come l'avranno preparati i due allenatori. Regalano palla agli avversari, pallone in bravo sullo scatto, può metterla da lì, non si è, e andiamo Stevens, 1-0, la sbloccata, sempre lui, l'attuale capocannoniere del campionato. Qui mi aspetto una reazione avversaria, potranno sudare, vogliono portare a casa la vittoria. È stato facile metterla da quella distanza, era quasi impossibile sbagliare con la porta praticamente spalancata. Freddo, concentrato l'attaccante, questi gol sono facili, solo l'apparenza, Pierre. Molti hanno sbagliato anche di... Qui intanto rivediamo il gol del vantaggio, davvero importante, non si fida, spazza via di pugno, attenzione perché è pericoloso, è in buona posizione, ci prova, palla che termina, ma lontanissima, un tiro dalla porta, difesa dal portiere, un po' bruttino, diciamo così, peccato. Può ricevere una posizione interessante, cerca di bucarla per, no, il compagno, è solo. Grande... Wow, peccato! Hanno trovato il gol del i loro sforzi sono stati assolutamente ripagati. Tutto da rifare dunque, si riparte come se si fosse pure varato il portiere. 0-0, certo è che ora potranno sfruttare l'inerzia del match. Wow, che sfortuna! Era andato a sbattere sul difensore! Praticamente a porta vuota. Saranno 2 minuti di recupero, come indica chiaramente il quarto uomo. Ancora la circolazione di palla. 1-1. E l'arbitro dice che può bastare, i primi 45 minuti di gioco si chiudono sul risultato di 1-1. Comincia ora il secondo tempo. Palla girata sulla corsia. Bravo. Lo vede? Sì che si è andato. Ah, peccato! Vale il vantaggio! Oh, la salva! Incredibile! Oh! Grande recupero, attenzione! Non la fermano! Grande Stevens, peccato! Spazzata via, poteva essere una buona occasione! Ah! Di testa concede la touche! Pallone recuperato senza problemi qui! Con il possesso palla, bravissimo Stevens, prova la botta, tiro giusto, l'arco, dimentico che non sei sinistro, dai, la palla, cade, accettando bene il pallone, posizione ideale,
Oh, che sombrero. Vediamo cosa inventa ora. No! Portiere che blocca, forse... senza problemi. Brutto passaggio, il pallone regalato. Può ricevere una posizione interessante. No, si è fatto fregare. Aglia. La girata in maniera perfetta, ha trovato un gran gol. Grande tempismo, grande stacco per l'appuntamento col pallone. Continua ad avanzare. Il difensore blocca bene il cross. Regalano palla agli avversari. No, guarda là. Occhio alla conclusione. Decisivo qui il portiere che evita il doppio. Portiere Vai. Che combina grossa, rinvio sbagliato, attenzione. No. Vabbè. Basta così, arriva il fischio. Brutta sconfitta. Questa non ci voleva proprio. Dopo l'ennesimo allenamento, devi Lewis che sale a 72. È una grande cosa. Diventa attualmente il giocatore più forte di movimento in campo. Ed ha solo 18 anni. A livello internazionale con gli Stati Uniti. Vedi un attimo il calendario. Ah, bello! Ovviamente le simulo tutte e due, sia questa che l'altra. Adesso andiamo verso 1-0. Poi con l'Irlanda. Con la Costa d'Avorio. Se ne è un'altra pagliata. Ah no, abbiamo vinto. Bene. Intelligenza, ogni vettore ci ricorda che dobbiamo risparmiare i soldi. Però io devo puntare la promozione. E intanto andiamo a fare un altro allenamento. Altro giro, altra corsa! Altro allenamento, ma... miglioramenti pochissimi. Finalmente andiamo a giocare il campionato. Mamma mia, che brutta situazione! Wigan Athletic a 3 punti sopra di noi. Abbiamo l'Aquinton per la prossima partita. E ora sì che sono partite tutte da vincere queste. Per andare in League One. Altrimenti qui si passa per i playoff e non assicuro niente. Oh, Geralt è salito a 70 intanto, eh! Ottimo! Per iniziare, atmosfera splendida sugli sbalzi, speriamo che anche lo spettacolo sia all'altezza. Dai, dai, dobbiamo ripartire dalla brutta sconfitta che abbiamo avuto come sempre con la scorsa partita. In pari oggi 3 punti per la classifica. Match che si preannuncia davvero molto interessante. Si è parlato molto nei giorni scorsi di questa sfida e vedremo come l'avranno preparata i due allenatori. Sarà fondamentale. Eccolo! Era il Tompiglia, stava segnando. È sicuramente tra i giocatori da seguire, tra quelli in campo oggi. Sta diventando indispensabile per la sua squadra, non per niente è il capocannoniere del campionato. Eccolo Geralt ancora, ma niente grande da fare. Parata, grande riflesso, super qui il portiere. Palla messa in mezzo. Spazzano senza problemi. La loro stagione sta andando veramente alla grande, Stefano. Una stagione fantastica, sono sicuramente tra i favoriti per il titolo di Abruzzo. Vediamo cosa inventa ora. Attenzione perché è pericoloso, non può sbagliare. Meno male, portiere. Applausi per il portiere, che parata. Occhio al tocco in mezzo. No, bene qui il difensore, attenzione. Mamma deviazione mia. Fondamentale, mamma mia, che meno male. Ah beh, questo è quasi un gol. Ha impedito una rete sicura all'attaccante, era già pronto a esultare. Prova la botta. Tutto quello. Dove stava?
ruba no, bene il difensore. Andiamo, se ne va col contropiede. Fatto. Buona che palla. Occhio all'invocato. Eccolo. Cosa devi? 1-0. Fanno paura. Che palla filtrante hanno messo. Lo scatto di Otanevi. È 1-0. E qui possiamo ammirare tutta la sua abilità per che palla qui. Personale. Ha trovato campo davanti a sé e ne ha approfittato. Si è involato. Vola come il vento. Va. No, questo scocco al pallone. Bene, meno male che abbia il passaggio. La linea di passaggio ha riconquistato palla. Opla. Bravo a smarcarsi. Fa un numero. Portiere che blocca. Corner in aria. Si mette i pugni e allontana. Respinge il difensore. Occhio. Bravo. Che funziona, il pallone recuperato. Va bene, va bene. Si chiudono così i primi 45 minuti. Risultato di 1-0. Tutto pronto, comincia la seconda frazione. Eccolo il movimento di Davis. Può avanzare indisturbato. Forza in area. Vai, peccato che era un po' più forte. Confusione troppo debole. Premia la corsa sulla fascia. Può ricevere una posizione interessante. Può colpire da lì. Occhio da lì. Oh, bene, sicuro. Intervento del portiere che va in presa. L'allenatore della squadra di casa sta per effettuare cambi nella sua formazione. Secondo me è la scelta giusta, al momento giusto. Attenzione perché è pericoloso. Vediamo cosa fa ora. Si prova da lontano. Scagliatolo, troppo. C'è ancora da giocare. Andiamo a bordo campo. Ultimo giro di lancette per chiudere questi 90 minuti. Ah, grazie peccato. A Matteo Manzaio, nuovamente in caso di ulteriori aggiornamenti. Ci saranno 2 minuti di recupero. La stanno mettendo tutte i tifosi per trascinare la squadra al pareggio. Bene, una vittoria molto sofferta, però 1-0 va bene così. Oggi è andato a dimostrare. Ah, ecco cosa non quadrava. Praticamente mi hanno saltato una partita tra le amichevoli. Non mi hanno fatto allenare il weekend quando il Maxfin quando dovevo. Praticamente sconto diretto contro la capolista Wigan e ho perso 1-0 in casa e non l'ho potuto giocare. Per questo mi trovo invigliato per cercare di andare in Championship. Bene, ho fatto salire Stevens a 68 e Thomas a 69. Oxanen quasi vicino al 68 e Phillips il portiere vicino al 73. Non male questo sistema di allenamento. Ora giochiamo contro il Coventry e cerchiamo di vincere, dai. Lo so, mia ova. Anche se sono tentato di farti giocare dall'inizio. Starti da qua. Posto di Geralt. Dai, dai. Giornata ideale per e andiamo a Coventry. Speriamo che le due squadre si Coventry. Vi do il bentornato sulla frequenza di A-Sports. Come sempre c'è Stefano Nava. Si gioca per il campionato per i 3 punti. Non dovrebbe mancare lo spettacolo, Stefano. 3 punti in palio per questa sfida che promette 2-3 per l'incontro di oggi. E evidentemente ritiene sia l'assetto più congeniale per esaltare le doti del suo gruppo. Vai, figlio. Bravo, Magnaua! Oh, cosa sei mangiato! Cosa sei mangiato! Che rilancio lunghe! Queste le scelte del tecnico degli Ottili per il match di oggi. Hanno scelto di vai David, questo è veloce. Con no. Dietro le punte. La sua posizione. Buono, grandissimo. Cosa devi? No, Niao Wa! Niao Wa che ha segnato. 1-0. Appena messo.
messa in campo, titolare dopo un po' di tempo, e lui ci ha ripagato con un gol subito. Grande azione, tutta di prima. E solo Stevens, 2-0 dopo una grande azione di prima. Grandissimo Stevens. Boom, boom. Match che riprende, ha allungato portandosi sul 2-0. Con il contropiede. Fuggio Gnawa. Fermo Piche. Grande palla per Gnawa. Gnawa. Doppia stella di Gnawa. 3-0. Che grande. È il suo secondo gol personale. Vedremo adesso se riusciranno a limitarlo un po' meglio. Metri per avanzare, ottimo pressing, recupero, no, le c'è bene la traiettoria qui, opportunità, mamma mia cosa abbiamo rischiato, sul fondo, male male, a spazio lungo l'out, ma non è facile trovare spazi, ci provano con la circolazione di palla, potrete crossare, attenzione, vediamo cosa inventa ora, no, intervento, occhio, che magnifica il buon portiere che, bravo, risponde presente, sì, e salva la propria porta con un intervento di ordinaria amministrazione. Sicuro qui, molto bene, si è lasciato battere da questa confusione. Perde palla, contro piede di filiale di Osa Devi. Ottima visione, Devi la dà lunga per Stevens, Stevens è veloce, va, e va avanti, attenzione ancora Stevens, Stevens 4-0. Grandissima azione di contropiede e Stevens ne vola tutto solo verso la porta e la mette all'angolino. 4-0. Questo attacco è 0 a stanza. Molto pesante la situazione per gli avversari. Io quindi siamo arrivati al imbarazzo. Alla partita a senso unico, davvero. 0-4, questo come 3. Ottime qualità nel possesso. Sta avendo tanti palloni da noi, mamma mia. Extra time, sarà di 120 secondi. La pallina non l'ha presa bene, aspettava un recupero più corto. Occhio, Gnawa ruba palla. Ancora Gnawa. È solo. E va col sinistro, ma la butta fuori. Assolutamente, pensavo andava lì. Non ha guardato la porta, non l'ha nemmeno sentita, brutta. Ha cercato solo di calciare con tutta la forza che aveva in, vabbè, corpo, fallendo un'ottima occasione. L'arbitro che chiude la prima frazione assolutamente. Secondo tempo che inizia in questo istante, vedremo se riusciranno a reagire e a salvare almeno la faccia. Che bello, invece, quando si gioca in casa. Può ricevere una posizione interessante. Palla spazzata via. Bravo a intercettare questo pallone, non era facile. Opportunità! Ci ha provato qui l'attaccante, ma si cala la palla agli avversari. Posizione ideale. Bravo qui a smarcarsi. Guarda che finisce sul palo. Mamma mia, che tiro che aveva fatto. Ancora. Bravo. Tocco verticale interessante. Alla verticale, attenzione. Ha preso Stevens, Stevens. Attenzione. Stevens! Tripletta di Stevens a trec. Che non dimenticherà, è arrivata la tripletta. Giustissima. Questo sono tre. Vedremo se si fermerà qui ora o se andrà avanti a farne altri. Siamo nelle fasi finali della gara, le cose non ci sono. Saranno 2 minuti di recupero, come indica chiaramente il quarto uomo. A spazio lungo la corsia. Allora interessante. Occhio. Attenzione! E c'è ancora Gnawa, pure lui tripletta. Magnifica.
Mamma mia, due triplette, incredibile. E come fa a levarli dal campo? E nessuna voglia di fermarsi. Non ha per forza il giocatore titolare. Mi stupirei se arrivasse anche il 4. Partita a senso unico, si attende soltanto il fischio del direttore di gara. Basta. Mamma mia, che vittoria roboante, 6-0. Dopo questa vittoria, un saluto. Voti altissimi in pagella. Ciao, Rosanti 2087. È stato tra i migliori